Da qualche anno utilizzate il quaderno di campagna di ImageLine. Raccontaci perché avete scelto di utilizzarlo e qual è l'importanza. Allora, sinceramente avevo iniziato a utilizzare il quaderno di campagna di ImageLine perché mi dava l'opportunità di inserire, di stampare, di inserire il QR code nelle etichette del mio imballo e mi piaceva l'idea di poter georeferenziare tramite l'applicazione scaricabile e scansionare il QR code e quindi far vedere al consumatore finale le file dei peschi, i peschi da cui provenivano i frutti che stavano mangiando. Successivamente poi ho iniziato a utilizzarlo anche come quaderno di campagna perché ti fornisce tutta una serie di informazioni e di aiuti che sono importantissimi per evitare poi errori nella compilazione dello stesso. Ecco, il QR code in realtà dà la possibilità, dà la trasparenza, regala trasparenza al consumatore. Dà l'assoluta trasparenza, è chiaro che c'è sempre la faccia di chi imposta il tutto, chiaramente, perché poi se uno non è corretto, la trasparenza è chiaro che viene un attimo traviata. Ma se le informazioni che vengono inserite sono quelle reali e corrette, dà una trasparenza totale per quello che riguarda la tracciabilità del prodotto. Hai avuto riscontri dai tuoi clienti? Sì, ci sono clienti che hanno apprezzato molto il fatto che scansionando il QR code si potesse vedere esattamente il frutteto, il pesco da cui veniva raccolto poi il frutto che era posto in vendita. Ne hai parlato con loro proprio? Assolutamente, io dicevo guardate che nell'etichetta adesso c'è quella cosa lì, tu ti scarichi l'applicazione, la scansioni e vedrai questa cosa. E avevo un cliente danese che era molto contento di questa applicazione, di questa cosa, perché o soprattutto là dove il wifi è già 4-5 anni fa era gratuito ovunque, persino sugli autobus, quindi essendo informaticamente più avanti era molto più apprezzato.